the Holy Spirit in them. Let us ask Our Lady to give us her heart, so beautiful, so pure, so immaculate, her heart so full of love and humility, that we may be able to receive Jesus in the bread of life, love him as she loved him, and serve him in the distressing disguise of the poorest of the poor. Chiediamo alla Madonna, alla Santa Vergine, di darci la sua capacità di sacrificio e navigazione, il suo amore, la sua grandezza, in modo da poter ogni giorno nella nostra vita seguire il Cristo, seguire Dio, amarlo come lei l'ha amato e riceverne la sua benedizione. We read in the Gospel that God loved the world so much that he gave Jesus to the most pure Virgin Mary. Leggiamo nel Vangelo che Dio ha tanto amato il mondo da dare Gesù alla Vergine più pura, Maria. And she, on receiving Jesus, went in haste to her cousin Elizabeth to do the work of a handmaid. E Maria, nel ricevere Gesù, si recò da sua cugina Elisabetta per parlarle e indicarle qual era il lavoro di Dio. And something very strange happened when she came in the house of Elizabeth. The little unborn child in the womb of Elizabeth leaped with joy. E un evento straordinario si produsse quando Maria giunse nella casa della cugina Elisabetta. Il piccolo essere, il piccolo bambino ancora non nato nel ventre della madre, dette un balzo, un salto di gioia. Very strange that God used an unborn child to proclaim the coming of Christ. Un fatto molto strano che Dio abbia usato, sia passato attraverso un bambino non ancora nato per proclamare la venuta di Cristo. And we know for terrible suffering for the unborn child today. E sappiamo quali tremende sofferenze avrebbe avuto questo bambino. Oggi lo sappiamo. How the mother herself kills her own child and so destroys the presence of God, the image of God, by destroying and killing her own child. E sappiamo le sofferenze di tutti i bambini, sappiamo come oggi la madre stessa uccide il figlio e uccide in lui l'immagine e la vita stessa di Dio. That is why the abortion has become the greatest destroyer of peace. Per questa ragione l'aborto è divenuto il maggior distruttore della pace. So let us for one minute pray for our parents in thanksgiving for loving us, for wanting us, for giving us the joy of living. Per un momento allora adesso preghiamo e ringraziamo i nostri genitori per averci amato, per averci voluto, per averci dato la gioia della vita. Jesus came to give us the good news that God is love
and that he wants us to love one another as he loves each one of us. Gesù è venuto a recarci la buona novella. La buona novella che Dio ci ama e ci chiede di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. To make it easy for us to love one another, Jesus said, whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Per renderci più facili questo amore reciproco di fratelli, Gesù ci ha detto, quello che avete fatto al più piccolo dei miei, l'avrete fatto a me. If you give a glass of water in my name, you give it to me. If you receive a little child in my name, you receive me. Se date un bicchiere d'acqua a uno dei miei figli, è come se l'aveste dato a me. Se ricevete, accettate nelle vostre mani uno dei più piccoli bambini, è come se aveste ricevuto e accettato me stesso. Even when we die and go home to God, again we will be judged on what we have been to each other. Al di là della nostra morte, quando saremo al cospetto di Dio, vedremo giudicati sulla base di quanto abbiamo fatto e dato gli uni agli altri. And he says, I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was homeless, you took me in. Egli ha detto, avevo fame e mi hai dato da mangiare. Ero nudo e mi hai rivestito. Non avevo una casa e mi hai offerto un tetto. Come, you blessed of my father, and possess the kingdom which has been prepared for you. Vieni, benedetto dal Padre. Vieni e possiedi la chiave del regno che è stato preparato per te. Hunger is not only for bread. Hunger is for love, for the word of God. La fame non è soltanto una fame di pane, è una fame di amore, è una fame di amore di Dio. Nakedness is not only for a piece of cloth. Nakedness is for the loss of that human dignity, that beautiful virtue, purity. Essere nudi non è soltanto mancare di abiti. Essere nudi vuol dire mancare di quell'enorme dono che è la dignità dell'uomo e la purezza. Homelessness is not only not having a home made of bricks, but being unwanted, unloved, a throwaway of society. Il non avere una casa non significa mancare di un edificio di mattoni, significa non essere voluti, non essere amati, essere cacciati, buttati via dalla società. Where does this love begin? Dove inizia questo amore? In our own family, in our own home. Soltanto nelle nostre stesse famiglie, nella nostra stessa casa. How does it begin? Come inizia questo amore? By praying together. Family, family that prays together stays together. Pregando insieme. Le famiglie che sanno pregare insieme rimangono insieme unite. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. E se rimanete uniti, pregando uniti, potrete amarvi gli uni gli altri come Dio ha amato ognuno di noi. The fruit of prayer is a deepening of faith. Il frutto, il risultato della preghiera è un approfondimento della fede. The fruit of faith is love. E il frutto della fede è l'amore. The fruit of love is service.
Il frutto dell'amore è il porsi al servizio. And the fruit of service is peace. E il frutto del porsi al servizio è la pace. Works of love are works of peace. Le opere di amore sono opere di pace. So let us thank God for giving us this beautiful opportunity to share the joy of loving each other. Ringraziamo quindi Dio per averci dato questa meravigliosa possibilità di condividere l'amore gli uni per gli altri. Love to be true has to hurt. L'amore per essere veritiero e vero deve ferire e far male. And we must give until it hurts. E dobbiamo continuare a dare finché questo ci farà male. Some time back, two young people came to our house and they gave me lots of money. Tempo fa, due giovani sono venuti alla mia casa e mi hanno dato grandi quantità di soldi. I asked them, where did you get so much money? E io ho chiesto, dove avete preso così tanto denaro? They said, 2 days ago we got married. Before marriage we decided we will not buy wedding clothes. We will not have wedding feast. We will give you the money. Mi hanno risposto, 2 giorni fa ci siamo sposati. Prima del matrimonio avevamo deciso di non comprare abiti per la cerimonia, di non fare feste e che il denaro l'avremmo portato a lei. I know in our country, in India, that's a very big sacrifice. Nel mio paese, in India, questo è un grossissimo sacrificio. So again I asked, why did you do that? Ho chiesto allora ancora, perché avete fatto questo? They said, we loved each other so much that we wanted to share the joy of loving with the people you serve. La loro risposta è stata, il nostro amore uno per l'altro è talmente grande che vogliamo condividere questa nostra gioia con l'amore che lei dimostra a coloro che soffrono. To share the joy of loving. Questo. Questo significa condividere la gioia dell'amore. This is something that every single human being must feel, the joy of loving. E questa è una cosa che ogni essere umano deve poter sentire, provare, la gioia dell'amore. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Non è quanto diamo, ma la quantità di amore, la portata d'amore che contiene quello che noi diamo. That is why it is very important to pray, because prayer gives a clean heart, and a clean heart can see God. And if you see God in each other, you will love one another as God loves each one of you. Per questo è così importante pregare. Pregare ci dà un cuore pulito, un cuore puro, che può vedere Dio e che può in questo modo amare gli uni gli altri come Dio ci ha amato. That is why it is very important that today, when we are all together, we make a strong resolution
that we will love one another as God loves each one of us. Per questo la preghiera è così importante, ed è anche importante che prendiamo la decisione insieme, essendo qua tutti uniti, di amarci gli uni gli altri come Dio ama ognuno di noi. It is very beautiful for a young man to love a young woman and a young woman to love a young man. È molto bello che un giovane, un uomo ami una donna. Love each other with a clean heart. Amarsi l'uno l'altra con un cuore puro. And the greatest gift you can give to each other on the day of your marriage is a pure, chaste, virgin heart and body. E il regalo più grande che potete fare l'uno per l'altro è offrire il giorno del vostro matrimonio un cuore puro, casto, un corpo vergine. This is my prayer for you, that you keep your heart clean, for a clean heart will always help you to see the face of God and love Him with a tender love. Ed è questa la mia preghiera per voi, che possiate sempre mantenere un cuore pulito e puro, che vi permetterà di vedere sempre il volto di Dio e di sentire l'amore che prova per noi tutti. Remember, God loves you with a tender love. Ricordatevi, l'amore di Dio per ognuno di noi è un amore tenero. And who will help you to love God? To love Jesus with a tender love, Mary, his mother. E chi può aiutarvi ad amare Gesù, ad amare Dio, a contraccambiare con un amore tenero questo tenero amore? Solo Maria, la madre di Gesù. So often say during the day, Mary, mother of Jesus, be mother to me now. Quindi ripetete molte volte, ogni giorno, Maria, madre di Dio, sii adesso anche mia madre. And especially this year, when Holy Father has given us a whole year to prove our love for Mary. In particolare quest'anno, il Santo Padre ci ha dato la possibilità di poter dimostrare nel corso dell'intero anno il nostro amore per Maria. Wherever Our Lady has come and shown herself, everywhere she has asked for the rosary. Ogni volta che una donna è venuta, che io l'ho potuta vedere, sempre ha chiesto un rosario. Bring the rosary in your family. Portate il rosario nella vostra famiglia. Consecrate your family to the Sacred Heart. E consacrate la vostra famiglia all'amore sacro. Parents, teach your children to pray. Genitori, insegnate ai vostri figli a pregare. And pray with them. Pregate con loro. I found that is to show our great love for Jesus, who is in the Blessed Sacrament for you and for me. Ho trovato che questo è una delle manifestazioni più profonde dell'amore per Gesù Cristo. Gesù Cristo contenuto nel Santo Sacramento per me come per voi. In our congregation we have adoration of the Blessed Sacrament every day for one full hour. Nella nostra congregazione ogni giorno per un'ora intera abbiamo adorazione del Santo Sacramento. Ask your parish priest to give you the joy of adoration at least once a week in your church. Chiedete ai vostri parroci di darvi la possibilità di questa ora di adorazione perlomeno una volta alla settimana. And you will become, through this love for Jesus, a carrier of God's love. E giungerete a questo amore per Gesù Cristo, che è l'elemento base che vi porterà all'amore di Dio.
Also through prayer and adoration, God will touch the hearts of any of you whose heart is clean and ready to say yes to Jesus. Attraverso la preghiera e l'amore, Dio toccherà i vostri cuori e li renderà più aperti, più disposti, i vostri cuori puri, a dire sì all'amore di Gesù. For to be a consecrated virgin by becoming a religious, to become an ordained priest by giving yourself to the priesthood of Christ, what a great, great grace for the family. Infatti, quale grazia maggiore per una famiglia il consacrarsi religiosa, dare la propria vita come religiosa o l'essere ordinato prete. I will pray for you that God's blessing be always with you and that you will grow in that tender love for each other and through this love become holy. Pregherò per voi affinché abbiate sempre la benedizione del Signore, affinché nutriate sempre questo tenero amore gli uni per gli altri e attraverso questo cresciate nella santità. Holiness. Holiness is not the luxury of the few. It is a simple duty for you and for me. La santità non è un lusso per pochi, è il semplice dovere per tutti, per me come per voi. You know that our congregation is missionaries of charity and we have consecrated our life to God to give wholehearted and free service to the poorest of the poor. Sapete che la mia congregazione è di missionari della carità ed abbiamo consacrato l'intera nostra vita a dare completamente tutto ai più poveri fra i più poveri. We have now over 2,500 sisters who have consecrated their life totally to God. Adesso abbiamo 2,500 sorelle che hanno completamente dedicato la loro vita a Dio. I hope and pray that God is going to choose a number of you to consecrate your lives to His love. Spero e prego che Dio faccia sì che un numero uguale fra di voi decide di consacrare la sua vita a Dio. We have active brothers and sisters and they are the hands of Jesus. Abbiamo fratelli e sorelle attivi. Essi rappresentano le mani, le braccia di Dio. We have contemplative brothers and sisters. They are the feet of Jesus. Abbiamo fratelli e sorelle che si sono dedicati alla vita contemplativa. Sono i piedi di Gesù Cristo. We have fathers and they are the heart of Jesus. Abbiamo padri e questi sono il cuore di Gesù. We have lay missionaries of charity. They are the sacred face of Jesus. Ed abbiamo dei missionari laici. Rappresentano il volto sacro di Gesù Cristo. We have co-workers of Mother Teresa. They are the head crowned with thorns of Jesus. Abbiamo quelli che si chiamano i collaboratori di Madre Teresa. Questi sono la testa di Gesù Cristo coronata di spine. And Our Lady is the mother of all together. E Nostra Signora è la madre di tutti loro. So
So you are invited to answer to Jesus to go anywhere in these 8 groups. E quindi questo è l'invito di Gesù Cristo a recarvi dovunque nel mondo con questi sentimenti. You pray for us that we continue God's work with great love. E pregate per noi affinché possiamo continuare il lavoro, l'opera di Dio con l'amore di Dio. We are now in 77 countries and we are in a number of communist countries, and I hope and pray that we will soon be in Soviet Union also. Siamo presenti adesso in 77 paesi, anche in paesi comunisti, e speriamo di essere ben presto presenti anche in Unione Sovietica. Often during the day say a little prayer. Jesus in my heart, I believe in your tender love for me. I love you. Spesso nel corso della vostra giornata ripetete questa preghiera. Gesù Cristo, nel più profondo del mio cuore, io provo questo tenero amore per te. Gesù Cristo, ti amo. Remember, you are precious to God. E ricordate che siete preziosi per Dio. So precious that he has carved you on the palm of his hand. Così preziosi che siete scritti nel palmo della sua mano. And he says, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you on the palm of my hand. You are precious to me. I love you. Ed egli ha detto, anche se una madre può dimenticare il figlio, io non dimenticherò nessuno di voi. Il vostro nome è inciso sul palmo della mia mano. Io vi amo. Let us thank God for this wonderful gift of having gathered us together to show our love for him by loving one another as he loves each one of us. Ringraziamo Dio per questo meraviglioso dono di averci permesso di trovarci tutti riuniti qua, e continuiamo ad amarci gli uni gli altri come egli ama ognuno di noi. We'll say a Hail Mary together in gratitude to Our Lady for bringing us together. Vogliamo dire tutti insieme l'Ave Maria per ringraziare la Madonna per averci permesso di essere tutti insieme qui. Ave Maria, grazia plena. Ave Maria, piena di grazia. Vi sta chiedendo di dirlo insieme a lei in italiano nelle vostre lingue? Ave Maria, piena di grazia. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. We'll say a prayer for our poor people also. E vorrei adesso dire una preghiera per i poveri delle mie città. Make us worthy, Lord, to serve our fellow men throughout the world who live and die in poverty and hunger. Give them through our hands this day their daily bread, and by our understanding love, give peace and joy.
Signore, rendici degni di poter offrire ogni giorno un amore duraturo eterno ai più poveri e diseredati del mondo. Fai, Signore, che questi abbiano perlomeno un minimo di pane. Fai che attraverso il nostro amore queste persone possano vivere. I think you have the prayer for peace. Could we say it together? Penso che conosciate la preghiera della pace. Vorrei che la recitassimo insieme. E vi chiedo di dirla voi stessi. Begin. God bless you all. Che Dio vi benedica tutti.